nei Vancouver Canucks. Guardiamo un po'. You're better than the best. I'm lucky just to linger in your light. Cooler than the flip side of my pillow. That's right. È il miglior portiere al mondo, ha trascinato la nazionale canadese alla medaglia d'oro alle scorse Olimpiadi e adesso sta guidando i Vancouver Canucks nel campionato NHL alla conquista della Stanley Cup, il trofeo del più importante torneo per club del pianeta. Roberto Luongo, idolo canadese certo, ma incontrandolo scopriamo un po' di maglia azzurra. Beh, i miei genitori sono italiani e vengo da una comunità italiana a Montreal, allora quando ero bambino sempre si guardava la televisione italiana, parlava italiano a casa. Il padre Antonio è partito da Avellino alla volta del Canada negli anni 70 ed anche la madre Pasqualina e la moglie Gina sono di origine italiana. Da bambino immagino c'erano due scelte, o l'hockey o il calcio, sì. Com'è andata? Io giocavo le due fino all'età di 13 anni, mi piaceva molto il calcio ma ci avevo più passione per il hockey, allora quando avevo 13 anni potevo continuare a giocare le due, allora ho scelto il hockey. Ma la passione per il calcio è rimasta e il suo idolo è proprio un portiere, anche lui campione del mondo. Gigi Buffon. Mi è sempre piaciuto di guardare sopra la televisione, molto bravo, allora mi piace molto. Gioco di squadra, punteggi bassi, due porte. Chissà se è questa certa somiglianza con il calcio che ha fatto sì che l'hockey abbia catturato, più di altri sport, i cuori dei nostri connazionali in Nord America. A tal punto che italiani sono anche i proprietari della squadra dei Canucks, la famiglia Aquilini, che ha investito nell'hockey dopo aver costruito un impero finanziario in Nord America su vari settori. Roberto lo hanno voluto fortemente, tanto da avergli offerto un ingaggio da capogiro, ben 62 milioni di dollari. Avere un portierone, ma anche italiano, ti ha fatto più piacere? Ma più che piacere, moltissimo, perché siamo tutti italiani e vogliamo soddisfare gli italiani. Sempre contenti, bravissimo con tutti i giocatori della squadra, allora siamo fortunati di avere qualcuno così che dirige la squadra. Dopo i successi nell'hockey, gli Aquilini simpaticamente ci svelano un sogno nel cassetto, comprare una squadra di calcio in Italia e portarla al top come è stato con i Canucks. C'è da decidere solo quale squadra. Mio padre viene da Brescia, okay. Sarebbe una roba bella. Portiamola in A ancora. O forse Verona. Cosa dici, Verona o Brescia? Brescia. Bresciani noi, Brescia. Adesso però, ed è anche inutile dirlo, l'attenzione sta tutta sui Canucks e sulla prestazione di Roberto per la finale. Dobbiamo farcela, tutto dipende da lui. Insomma, la pressione su Roberto è fortissima e ad aiutarlo siamo sicuri, soprattutto dopo questo servizio, sarà il tifo di tutti gli italiani nel mondo. E adesso facciamo una piccola invasione di campo, se così si può dire, perché parliamo di casa.